Ecco, buonasera, siamo qui per la terza serata della novella di Pentecoste e ancor più oggi, proprio perché domenica bisogna invocare con potenza l'onda dello Spirito Santo. Le letture di questo giorno, un giorno dedicato all'ascensione di Gesù al cielo, ce l'hanno ancora una volta confermato. E questa sera proprio la parola di Dio, sia della prima lettura che del Vangelo, ci hanno messo in evidenza una delle caratteristiche importanti dello Spirito Santo. Ecco, Gesù Cristo, una volta risorto, dopo aver passato 40 giorni ad apparire da qui e da là a discepoli, o singolarmente, o in gruppo, o in grande assemblea sul Monte della Galilea, e poi asceso al cielo, è andato nel posto che si è conquistato con la sua vita sulla terra, la sua obbedienza al Padre, la sua passione, morte e resurrezione. Ora in Gesù Cristo abita corporalmente la pienezza della divinità e lui siede alla destra del Padre. E questa grande notizia della vittoria sulla morte, della sconfitta del diavolo, della vittoria dell'amore sull'odio, doveva essere poi annunciata al resto dell'umanità, cominciando dal popolo eletto di Dio, popolo di Israele, per raggiungere tutti gli altri popoli del mondo. E tuttora questo grande mandato del Signore non è stato concluso, ma mancano tantissime popolazioni, manca l'immenso popolo della Cina, 1.200.000.000 di persone, manca l'immenso popolo dell'India, oltre 1.000.000 di persone, e tante altre parti della terra, che sforza ancora quindi il popolo di Dio di oggi, la Chiesa, deve compiere per portare a termine il mandato del Signore. Ma quando Gesù Cristo ascende al cielo, e per se stessa ancora questa ascesa è un'altra manifestazione della potenza dello Spirito Santo, della sua unzione, della quale Gesù Cristo è così pieno che proprio questa unzione lo strappa dalla terra e lo porta in alto presso il Padre, perché i discepoli possono a loro volta annunciare il Vangelo ovunque. Non bastava, non so, come oggi spesso, tante volte si dice, l'entusiasmo di fare qualcosa di buono per Dio, la gioia, ma il compito era molto duro perché non si trattava di affrontare un campo incolto e vuoto. Gli ebrei, per esempio, dovevano annunciare agli ebrei dell'Antico Testamento il Vangelo del Signore, che significava affrontare lo iadismo. Sappiamo che proprio perché Gesù ha dato un'interpretazione diversa da quella che i capi religiosi di allora avevano dato, che la risposta alla sua proposta, al suo annuncio, è stata la condanna a morte in croce. I discepoli dovevano poi evangelizzare il popolo romano e gli altri popoli, che non erano popoli senza Dio, credevano, avevano la loro religione, credevano negli dei, Giove, Saturno, la dea dell'amore, Venere, il dio della guerra, Marte, eccetera, eccetera. C'erano i templi, c'era il culto, ricordate le vestali a Roma, che tengono sempre acceso il fuoco alla dea Vesta, e tante altre cose. Quindi bisognava andare a dire che quegli dei erano falsi, che il dio vero unico è Gesù Cristo. Bisognava affrontare il potere civile, l'impero romano voleva a quei tempi onorare l'imperatore non semplicemente come un grande capo di Stato e in forza del fatto che lo Stato era lo Stato più grande del mondo, l'imperatore romano voleva essere adorato come Dio. E chi non adorava l'imperatore romano come Dio veniva frustato, veniva torturato per punizione perché lo facesse, e se neanche sotto tortura la persona si dedicava all'adorazione dell'imperatore, veniva messa a morte. Quindi l'evangelizzazione del potere civile non era tanto facile, tant'è vero che, ad esempio, il gruppo dei 12 discepoli del Signore, compreso Mattia, sostituto di Giuda, sono stati tutti quanti martiri per Cristo. Non parliamo dei martiri in Italia per convertire l'impero romano. Allora, il semplice entusiasmo umano per portare l'annuncio del Vangelo a tutti, il semplice fatto della buona notizia che avrebbe salvato il resto dell'umanità, non era veramente un compito facile da dover affrontare.
Quindi Gesù Cristo, che è molto realista e sa bene come fanno le cose, sa bene quali poteri dovevano affrontare gli apostoli, i suoi discepoli per annunciare il Vangelo, il potere del male nascosto dentro il peccato delle persone, dice ai suoi discepoli di non partire prima di essere rivestiti di potenza dall'alto. Da lì a 10 giorni avviene il grande mistero della Pentecoste. E se qualcuno ha fatto caso, 10 sarebbero 9 giorni di fatto, e Gesù non dice agli apostoli quanti giorni dovevano aspettare per poter poi ricevere lo Spirito Santo, risultando di attendere che questo avvenisse. Gesù fa sempre queste cose, lui sapeva quando voleva mandarlo, ma non lo dice. Mette gli apostoli in preghiera e 9 giorni dopo lo Spirito di Dio discende. Da questo lasso di tempo, quello dell'ascensione dal cielo con la promessa di Gesù Cristo fino alla Pentecoste, questi 9 giorni sono l'inizio biblico della novena, questo tempo di 9 giorni di preghiera, perché poi la grazia si realizzi. Quindi la prima novena in assoluto storica, biblica e di conseguenza più importante di tutte è la novena allo Spirito Santo, quella che stiamo facendo proprio in questi giorni. Ecco, allora così, vedendo il bisogno che c'è di ricevere lo Spirito e non solo, ma la sua potenza per poter affrontare, abbattere i muri del peccato e convertire le persone, allora oggi che dobbiamo compiere nella nostra società, nel nostro tempo, lo stesso compito che ebbero gli apostoli ai tempi di Gesù Cristo, oggi dobbiamo evangelizzare i musulmani. Maometto non è risorto dalla morte, non ha sconfitto la morte, Cristo Gesù sì. Dobbiamo evangelizzare i cinesi che nessuno sa quale religione credono eppure sono figli di Dio e devono conoscere Gesù Cristo. Dobbiamo rievangelizzare in Italia i battezzati che ormai sono più quelli non credenti di quelli credenti e quindi nuovo annuncio nel vecchio continente del Vangelo. Dobbiamo rievangelizzare i cittadini civili che sono andati da Dio, avendo fatto diventare lo Stato uno Stato laico, tra parentesi laicista, perché i capi di Stato e tanti ministri sono massoni e quindi anticristiani, e hanno dovuto considerare il cristianesimo come partito, una corrente di pensiero di una parte del popolo italiano, per cui non so, il 20-30%, poi ci stanno quelli delle altre religioni, ma per lo Stato contano tutti, lo Stato è di tutti. Quindi lo Stato va sopra delle religioni secondo questa mentalità per importanza, e mentre il cristianesimo serve proprio perché i membri dell'apparato statale possano fare bene il loro compito, perché il cristianesimo dà l'amore nel cuore di tutti, perché il presidente dello Stato sia veramente al servizio del popolo italiano, il presidente del Consiglio altrettanto, eccetera, eccetera, e non al servizio di soldi e tangenti, come purtroppo avviene nei nostri tempi. Ecco come del cristianesimo nessuno Stato può fare a meno. E la Costituzione non è sostituta del Vangelo, non è più importante del Vangelo, il Vangelo sovrasta di molto la Costituzione. E così via, allora, evangelizzare le istituzioni civili italiane non è facile, perché i crocifissi li vogliono spiccare via e così via. Allora, ecco l'importanza dello Spirito Santo, lo invochiamo per poter essere forti nel Signore per compiere il suo mandato di portare l'annuncio del Vangelo ovunque nel mondo. Preghiamo dunque per la nuova effusione dello Spirito Santo, la nuova Pentecoste, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questa sera, ripetete con me, voi che siete connessi con internet, le litanie allo Spirito Santo, io la dirò e poi voi la ripetete da casa e vi lascerò il tempo per poterla ripetere. Signore, abbi misericordia di noi. Cristo, abbi misericordia di noi. Signore, abbi misericordia di noi. Padre Tuttopotenza, abbi misericordia di noi. Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo, salvaci. Signore,
Spirito del Padre e del Figlio, che fonte delle vite, santificaci. Santissima Trinità, unico Dio, ascoltaci. Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio Padre, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce del cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Unzione spirituale, vieni nei nostri cuori. Adesso ripetete, abbi pietà di noi. Spirito di amore e di verità, spirito di sapienza e di scienza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di intelletto e di pietà, spirito di grazia e di preghiera, spirito di pace e di mitezza, spirito di modestia ed innocenza, spirito confortatore, spirito santificatore, spirito che governi la Chiesa, dono di Dio Altissimo, spirito che riempi l'universo, spirito dell'adorazione dei figli di Dio. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, manda a noi il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci lo spirito di sapienza e di pietà. Vieni, o Spirito Santo, e riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione, e rinnoverai la faccia della terra. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che ha operato all'inizio della predicazione del Vangelo. Quanto è necessario questo, Signore. Te lo chiediamo a Dio Onnipotente per Cristo Gesù, nostro Signore. Invochiamo ora nel canto, voi fatelo da casa, senza vergogna, e invochiamo con fede la venuta dello Spirito di Dio. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio.
noi. Vieni, Santo Spirito, rinnova la faccia della terra, rinnova tutti i nostri cuori. Accendi la fiamma dell'amore di Dio perché arda forte nei nostri cuori, non per l'etere che viviamo un cristianesimo tiepido, che non fa né caldo né freddo a nessuno, né a Dio né al diavolo. Vieni, Santo Spirito. Padre, fondi in noi. Padre, fondi in noi. Lo Spirito da Padre, fondi in noi. Padre, fondi in noi. Lo Spirito Gesù è fonte in noi. Gesù è fonte in noi. Lo Spirito da Spirito, scendi nei cuori tutti coloro che stanno ora connessi e pregano con noi, tocchi i cuori di tutti, donaci la presenza continua durante tutto l'arco della giornata, di ogni giornata. Scenda l'intercessione di Maria Santissima, sposa dello Spirito Santo, su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.